Nella mattinata odierna è scattata l'operazione Doppio Debito, coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti, in cui oltre a 40 militari della Guardia di Finanza di Torino hanno eseguito 6 misure cautelari detentive a carico di altrettante persone, gravemente indiziate di associazione per delinquere, dedita a usura, abusivismo finanziario, estorsione e truffa. In corso di esecuzione anche sequestro preventivo dei beni degli arrestati. Le indagini hanno riguardato condotte che vanno dal 2018 alla fine del 2019 e hanno avuto pieno sviluppo durante tutto il periodo dell'emergenza Covid. L'attività investigativa avviata dai finanzieri ha permesso di far luce sull'esistenza di un'articolata associazione per delinquere avente base a Carmagnola e risultato operativa a Torino, Ivrea, Moncalieri, Cuneo e Bra, la quale applicava tassi usurari fino al 2500%. Il core business dell'associazione era l'offerta sistematica e professionale di prodotti finanziari a soggetti bisognosi di denaro che nella maggior parte dei casi non presentavano le condizioni per accedere al credito secondo le procedure ordinarie. Le vittime erano imprenditori in difficoltà economiche e anche casalinghe disoccupati già indebitati, che tramite il passaparola entravano in contatto con i componenti dell'organizzazione. Costoro si presentavano di volta in volta come ex direttori di banca o agenti finanziari, organizzando gli incontri in luoghi all'aperto, bar o centri commerciali. Peculiarità dell'organizzazione criminale consisteva nella capacità di proporre un vero e proprio pacchetto completo e di nascondersi dietro il finanziamento concesso da una finanziaria realmente esistente. Inizialmente il cliente veniva approcciato con toni affabili e cordiali e con l'assicurazione che avrebbe ottenuto una linea di credito da una società finanziaria, gli si richiedeva la carta d'identità e il documento reddituale. L'organizzazione predisponeva quindi documenti artefatti per ottenere credito quasi sempre presso la Findomestic di Bra, dove una dipendente infedele, partecipe dell'organizzazione, curava tutti gli adempimenti necessari. Una volta ottenuta la somma, l'organizzazione rivelava la vera propria natura, pretendendo dalla vittima in contanti il compenso per i propri servizi. Venivano applicati tassi usurari in più rispetto a quelli leciti per attività di intermediazione, con richieste di pagamenti fino al 60% del finanziamento, anche con estorsioni e minacce. In breve, dopo aver pagato l'usuraio, alle vittime restava solo una modesta residua parte dei soldi, a fronte dell'onere di dover corrispondere le rate per l'intera cifra ottenuta dalla finanziaria.